Andiamo live, ecco, siamo live, quindi buonasera, buonasera a tutti, siamo live questa sera con una cara amica, oltre che una grande scienziata che è Lucia Votano, che introduco brevemente, ma in questa chiacchierata diciamo, andremo molto su quello che lei ha fatto anche nella sua vita come ricercatrice, insomma. Diciamo che negli ultimi anni ha lavorato moltissimo su esperimenti di astroparticle, in particolare, diciamo, è stata, la responsabile di Opera, che è stato uno dei più grandi esperimenti fatti al Laboratorio Nazionale Gran Sasso. Prima ancora ha fatto parte di esperimenti come LVD, come Nautilus, il Laboratorio Nazionale di Frascati, e da. Dopo essere stata direttrice del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, è passata a un esperimento che non si svolge più in Italia, che è un grandissimo esperimento e ci faremo anche raccontare perché è andata, diciamo, a lavorare all'estero, un grandissimo esperimento che si chiama Juno, che si sta costruendo in fase di, diciamo, di realizzazione, quasi di ultimazione in Cina, e anche la scelta del paese è un po', diciamo, particolare, e ne vorrei parlare con te, Lucia, perché mi sembra anche interessante capire un po' la ragione di certe scelte e di perché, appunto, la Cina anche sta diventando un paese interessante dal punto di vista della scienza. Però, insomma, dette queste quattro cose, poi magari andremo più in dettaglio anche su quello che è stata un po' la tua carriera. Raccontaci un po', ecco, perché hai deciso di intraprendere questa ricerca, diciamo, in un paese che insomma non è proprio dietro l'angolo, e con quali obiettivi a questo punto di questa grande ricerca che stai andando a fare? Il motivo principale è perché uno nelle proprie scelte cerca di seguire un po' quelli che sono i filoni principali della propria attività. Io, diciamo, come tu hai detto, non solo negli ultimi decenni mi sono dedicata soprattutto alla fisica astroparticellare, dove si è passata dal CERN di Ginevra, ad Amburgo, eccetera, ma in modo particolare mi sono occupata di neutrini, quindi diciamo queste particelle di cui poi se vuoi possiamo dire due cose, diciamo per far capire di che cosa parliamo, sono state diciamo, il centro della mia attività di ricerca da decenni oramai. Ecco, esaurita Opera, che era l'esperimento a Gran Sasso che ha visto la diciamo, ha mostrato per la prima volta al mondo questo fenomeno di trasmutazione, di trasformazione dei neutrini, in particolare da neutrini muonici a neutrini tau in maniera diretta, e bisognava, se uno voleva continuare a dare la caccia ai neutrini, muoversi sugli esperimenti di ultima generazione. Ora, Juno, come vedremo, è diciamo, sicuramente un esperimento di grande, diciamo, di grande dimensioni, di grandi possibilità, e poi magari le vedremo in particolare di che cosa vuole misurare, cosa vuole fare, eccetera. E guarda caso, questo esperimento, cioè non è un caso, ma questo esperimento enorme, eccetera, si sta costruendo in Cina. Perché in Cina? I motivi sono sostanzialmente due. Uno è che, diciamo, per gli scopi di questo esperimento, che lavora con i neutrini artificiali, non quelli, diciamo, anche con quelli, poi misurerà anche i neutrini dal Sole o che so io, però in teoria, in sostanza, diciamo, ha bisogno di, per i suoi scopi, di avere una sorgente controllata intensa di neutrini, anzi, in modo particolare di antineutrini. Ora, la sorgente artificiale di antineutrini più potente che l'uomo ha saputo costruire sono le centrali nucleari, quelle civili, quelle per la produzione di energia elettrica, che rilasciano una quantità enorme di antineutrini, diciamo.
Difatti, perché in Cina, perché diciamo, questo esperimento sta a circa 50 km da un complesso, non una sola centrale, ma un certo numero di centrali nucleari, in parte già costruite, in parte si stanno costruendo, e quindi diciamo, avevamo a disposizione una giusta sorgente di antineutrini da studiare. Quindi questo è il primo motivo. L'altro motivo ha a che fare con la geopolitica, in un certo senso. Aspetta, prima di andare sulla geopolitica, giusto per spiegare un attimo quello che hai detto, perché questi neutrini ci sono sono prodotti praticamente in tre modi diversi. Noi i neutrini sono le particelle più, sì, diciamo, più esistenti in natura. E sono prodotti praticamente o con le macchine acceleratrici, come per esempio al CERN si inviavano i neutrini dal CERN a Ginevra, al Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, nel futuro si invieranno dal Fermilab a 1100 km lontano in una cava sotterranea, si stanno inviando con acceleratori in Giappone su un altro esperimento che abbiamo ospitato che si chiama T2K. Poi normalmente sono prodotti in tutti i collassi stellari, nel Sole, come diciamo, come combustione, come prodotto della combustione, quindi li riceviamo dallo spazio in varie forme, se no appunto il terzo modo di produrli è attraverso le centrali nucleari, che in qualche modo producono anch'esse come proprio prodotto della loro fusione questi neutrini che arrivano. E la differenza sostanziale fra le tre tipi di sorgenti, o perlomeno non proprio la differenza principale, però comunque sono anche lo spazio di energia che in qualche modo con il quale in qualche modo questi neutrini sono prodotti, e quindi gli esperimenti che ci lavorano sono diciamo costruiti in modo da vedere particolari effetti che questi producono a ogni singola energia o caratteristica del neutrino prodotto, no? Quindi un po', diciamo, Juno si colloca fra quegli esperimenti che non guardano principalmente quelli che si, diciamo, vengono dal cosmo o dalle stelle, non prodotti da acceleratori di particelle che tipicamente sono di estrema alta energia rispetto magari a quelli diciamo più nucleari che invece si osservano con proprio Juno, che in questo caso ha diciamo anche per struttura è un po' un aspetto particolare, perché è un grosso pallone in qualche modo, no? Quindi anche vedere qualcosa, qualche trasparenza, non so. Diciamo questa, sentiti libera di senso, diciamo, mi piaceva, visto che parliamo dei neutrini adesso, forse non so chi ci ascolta o ci ascolterà, diciamo, magari sa benissimo cosa sono i neutrini, però volevo ricordare che diciamo sostanzialmente diciamo che cosa sono i neutrini. Allora volevo semplicemente che guardasse questo piccolo filmatino, diciamo che non mi funziona il filmatino, però insomma in qualche maniera illustra diciamo cosa sono le particelle elementari e cosa sono i neutrini. Mi piace mostrare questa immagine, che è come è fatto l'interno di un protone. Noi siamo fatti di atomi, quindi di protoni, quindi diciamo è un po' mostra come siamo fatti, ma diciamo la faccio vedere sempre questa cosa perché mi piace ricordare un concetto fondamentale, che è di quanto la meccanica quantistica abbia cambiato il concetto di massa. Cioè, se io diciamo la massa del protone in sostanza non è fatta, che è fatto da tre quark, diciamo, non è la somma della massa dei tre quark, ma questa somma è molto minore della massa del protone. Quindi diciamo, se io diciamo pesassi solo diciamo sommassi tutti i quark che costituiscono il mio corpo e li pesassi, sarei felicissima, perché
sarei super leggera, diciamo, in realtà è così. Perché? Perché diciamo, la maggior parte della meccanica quantistica che ha rivoluzionato il concetto di massa ci dice che la massa nasce soprattutto dall'interazione di campi, quindi sta nell'energia, nell'interazione. E difatti la massa del protone in massima parte risiede in questa energia di questi gluoni che vedete collegare queste tre palline, che sono i mediatori proprio della forza che tengono insieme i protoni. Allora, cosa sono i neutrini? Ecco, diciamo, questo è diciamo uno schema del modello standard delle particelle elementari. Elementari vuol dire proprio che sono indivisibili, quindi sono i mattoni fondamentali della materia. Bene, tra questi mattoni fondamentali vedete che ho cerchiato proprio i neutrini, poi ci sono anche i corrispondenti anche antineutrini. E come tu dicevi, i neutrini vengono da varie sorgenti, intanto sono tra le particelle più diffuse nell'universo. Pensa che solo dal Sole, come sapete, ce ne arrivano 60 miliardi al secondo per centimetro quadrato. Anche quando muore una stella che dà luogo a un fenomeno della supernova, vengono emessi neutrini, li troviamo nei raggi cosmici, scusate, nei raggi cosmici. La Terra emette attraverso la radioattività della crosta e del mantello, emette neutrini. Ci sono dei neutrini, i neutrini a differenza della luce sono comparsi ad appena un secondo dal Big Bang e da allora pervadono l'universo come un fondo, diciamo, fossile che però purtroppo non siamo riusciti ancora a misurare. E poi ci sono i neutrini di più alta energia che vengono emessi in questi fenomeni violentissimi che avvengono nell'universo, che hanno a che fare tipicamente con stelle di neutroni, buchi neri, eccetera. Bene, le caratteristiche del neutrino in effetti sono molto intriganti. Diciamo, tra tutte le particelle elementari sono quelle che sono state definite la cosa più vicina al niente che esiste, perché non hanno carica elettrica, hanno una massa così piccola che ancora non siamo riusciti a pesarla direttamente, interagisce solo molto debolmente con la materia, quindi attraversa grandi spessori senza essere fermata, esiste in tre tipi, come tu hai detto, i neutrini elettronici, i neutrini muonici e tau, e quando i neutrini viaggiano nello spazio e nel tempo si trasformano l'uno nell'altro, tra un sapore, tra un tipo e l'altro, e come dicevo sono le particelle più diffuse. Quindi possiamo studiare neutrini provenienti dal cosmo di varia natura, ma l'uomo poi ha imparato a farne di artificiali. Uno sono i fasci prodotti dagli acceleratori, e famoso è stato quello dal CERN al Gran Sasso, ma appunto oppure le centrali nucleari, che sono la più grande sorgente di antineutrine che l'uomo è riuscito mai ad inventare, a produrre. Le centrali sono per scopo, diciamo, di produzione di energia, ma a noi fisici interessano in quanto sono produzione, producono in maniera molto copiosa gli antineutrini. Quindi Juno, come tu giustamente hai detto, l'esperimento a cui io adesso sto lavorando, che è in costruzione in Cina, e diciamo si può definire come l'esperimento del futuro. Perché l'esperimento del futuro? Perché tu hai nominato, diciamo, altri esperimenti, Stati Uniti, Giappone, eccetera, però diciamo, tra quelli di ultima generazione, quelli che ancora sono o in fase progettuale o in fase di realizzazione, Juno in realtà è l'unico che si sta già realizzando, perché né il progetto Dune né Hyper-Kamiokan, diciamo, in Giappone ancora diciamo, hanno tempi molto più lunghi. Quindi Juno è l'unico esperimento
di fisica dei neutrini, diciamo, di nuova generazione, che non solo è stato completamente finanziato, ma si sta costruendo, e la costruzione dell'esperimento dovrebbe finire l'anno prossimo. Come dicevo, è situato nel sud della Cina, proprio perché, vedete, tutti questi cerchietti azzurri, diciamo, sono, vabbè, a parte le città più importanti, ma vedete che diciamo, il motivo principale è perché sono a debita distanza di un certo numero di grandi centrali nucleari. Volevo fare Lucia, rivelerete contemporaneamente il segnale da varie centrali nucleari? Sì. Da varie centrali nucleari, ovviamente non sono molto distanti fra di loro, perché se no, diciamo, o meglio, la distanza a cui si trova Juno, la differenza di distanza è piccola, perché se no, ovviamente, diciamo, questo potrebbe creare dei problemi. Diciamolo anche che la distanza è importante, perché la misura di questo, diciamo, cambiamento di aspetto del neutrino in qualche modo quando viaggia è molto legato a dove e quando lo si va a osservare in qualche modo. E quindi fissare la distanza permette di fissare l'osservazione di particolari cambiamenti di aspetto, diciamo, di cambiamenti di aspetto che ci aspettiamo dal neutrino, così usiamo anche una duplica. Hai veramente ragione. Perché? Perché lo scopo principale, diciamo, di che cosa vuole fare Giuno, perché si mette vicino agli antineutrini, perché vuole, siccome il fenomeno dell'oscillazione, cioè della trasformazione dei neutrini dall'uno all'altro, è funzione non solo dell'energia dei neutrini, in questo caso il range di energia degli antineutrini da reattore è dell'ordine del MeV, diciamo, quindi non so, sono tutti più o meno alla stessa energia, però è funzione anche della distanza. Allora, se i vari reattori non fossero, diciamo, più o meno alla stessa distanza, quello che succederebbe è che la probabilità di oscillazione non sarebbe massima, diciamo, quando arrivano nel rivelatore. E quindi, diciamo, la distanza ottimale è intorno proprio ai 50 km dove è stato messo Juno. Quindi noi ci aspettiamo che, sapendo che partono dall'insieme di queste centrali un certo numero di antineutrini, ne constatiamo la scomparsa, va bene, e ne studiamo bene, diciamo, questa scomparsa in funzione dell'energia. E attraverso Scusa, perché antineutrini? Cioè, in questo caso ci danno qualche informazione di più? Essere antineutrini semplicemente perché le centrali nucleari sono antineutrini, diciamo, non abbiamo la possibilità di testare neutrini ed antineutrini, perché le centrali nucleari emettono solo, diciamo, antineutrini, sì. Quindi non possiamo fare come T2K, diciamo, che ha neutrini da acceleratori, quindi cambia la polarità e studia neutrini ed antineutrini. Ma è anche vero che T2K vuole, vogliono studiare un'altra, lo scopo principale è quello di vedere la violazione di CP, cioè nel settore proprio dei neutrini, lettonico, vuol dire se le oscillazioni si comportano allo stesso modo nel caso dei neutrini e nel caso degli antineutrini. Sì, lo scopo principale invece di Juno è quello di misurare l'ordine delle masse dei neutrini. Perché certo. Noi Esatto, cerchiamo di chiarire un attimo, perché magari non tutti sanno cosa sono i neutrini e gli antineutrini, nel senso che è un po' come la carica elettrica. Nel mondo delle particelle elementari ci sono particelle che sono uguali ma hanno delle caratteristiche opposte.
diciamo, queste caratteristiche sono particolari. Per esempio, nel caso dell'elettrone, l'antielettrone ha la stessa massa dell'elettrone, ma ha carica elettrica opposta, quindi una particella del tutto identica all'elettrone che noi diciamo conosciamo, ma con una carica elettrica opposta. Nel caso dei neutrini, questa differenza diciamo, è più sottile perché non è identificabile con una grandezza come la carica elettrica in qualche modo Un altro tipo di carica, è cioè un altro tipo di carica, esatto, ma è una. nel corso di questi tanti decenni di avanzamento nello studio delle fisiche, della fisica delle particelle elementari, abbiamo visto che queste si caratterizzano per vari valori, diciamo, hanno varie caratteristiche, tra cui cariche, che però non sono solo la carica elettrica è in relazione all'interazione elettromagnetica, la carica invece diciamo leptonica è in funzione dell'interazione debole e così Debole. via. Diciamo, quindi adesso diciamo, perché uno si mette a diciamo, che importanza ha capire meglio le masse dei neutrini? Per come sono ordinate, se diciamo qual è tra il neutrino elettronico, il neutrino muonico e il neutrino tau, diciamo quale è più pesante, diciamo così, e qual è la coppia più leggera, invece, invece quella più leggera. Perché in realtà, come dicevo, la massa è un concetto che in fisica classica sembra che lo possiamo capire molto facilmente, no, la massa F uguale ma, diciamo tutto chiaro. Poi appunto è arrivata la meccanica quantistica e ha sconvolto questo concetto di massa. Poi per i neutrini in realtà la situazione è ancora più complicata perché quello che abbiamo, diciamo, questa è la scoperta recentissima del bosone di Higgs, che cosa ci ha detto? Ci ha detto che la massa delle particelle elementari, va bene, viene acquisita attraverso proprio l'interazione con il campo di Higgs, con il bosone di Higgs, secondo proprio il concetto che la massa è frutto di una interazione di campi quantistici. La massa in particolare è il frutto dell'interazione con il campo di Higgs. Ora però c'è un piccolo problema, che il modello standard, diciamo, che descrive tutto questo, aveva previsto, scusate, che i neutrini avessero massa zero. Questo fenomeno della trasmutazione, della trasformazione, cioè delle oscillazioni dei neutrini, ha mostrato invece scusate, che diciamo, le masse non sono zero, anzi devono essere diverse fra di loro perché possa avvenire questo fenomeno delle oscillazioni. Allora, diciamo, siamo ragionevolmente sicuri che i neutrini quindi non acquistino questa massa attraverso semplicemente il meccanismo, l'interazione col campo di Higgs come le altre particelle. Difatti ci sono teorie, diciamo, che cercano di spiegare tutto questo, la leptogenesi, eccetera, quindi capire qual è il meccanismo che ha dato le masse, capire come queste siano ordinate e capire anche per come mai diciamo, le masse dei neutrini siano così piccole rispetto a quelle dei quark, sono delle domande fondamentali che ancora aspettano di avere una risposta. Quindi non è un problema minore quello di capire meglio le masse dei neutrini. Poi, dopodiché, però, devo dire che non è che, diciamo, tra l'altro, ecco, se puoi mostrare questa trasparenza, questa è la collaborazione di Juno, di cui diciamo, vedete in azzurro dove sono
Sono 77 istituzioni sparse un po' in tutto il mondo, i cinesi sono la maggioranza, il 60% dei ricercatori, però diciamo un buon 40% sta in tutto il mondo. Ora volevo mostrarvi questa che dice proprio quali sono gli scopi per cui questo esperimento è stato fatto. Quindi vedete il reattore, misurare gli antineutrini del reattore è lo scopo principale e serve per proprio misurare l'ordine, determinare l'ordine delle masse. Però essendo un esperimento che, come adesso vi farò vedere, contiene 20.000 tonnellate di scintillatore liquido, e poi adesso vi farò vedere come è fatto, ovviamente è messo in sotterraneo a 700 metri di profondità e ovviamente può vedere tutti i tipi di neutrini che arrivano sull'apparato, quindi potrà misurare quelli solari, oppure se per caso dovesse esserci la morte di una stella nella nostra galassia e il fenomeno della supernova, Juno misurerebbe un numero enorme di neutrini e antineutrini dalla supernova. Può cercare, può fare fisica un po' più esotica, può misurare i neutrini atmosferici, i neutrini che vengono dalla Terra. Quindi è, come si dice, un esperimento a molti scopi. C'ha uno scopo principale, quello per cui è stato ottimizzato, però poi può fare, almeno sulla carta, diciamo, se mantiene le promesse, potrà fare molto bene anche altri tipi di fisica. Come l'altra volta, peraltro, abbiamo avuto Marco Pallavicini che ci ha raccontato di Burexino. E sostanzialmente Juno strutturalmente è molto simile a Burexino, ma diciamo con un volume che è parecchie migliaia di volte più grande, oltre al fatto ad avere anche una sorgente vicino come quella dei reattori nucleari, che in qualche modo gli può dare un segnale noto da studiare. Sì, ma non è solo, cioè sicuramente la statistica conta, ma la caratteristica principale di Juno è la, almeno sulla carta, poi dobbiamo dimostrare che manterremo le promesse, però sulla carta quello che caratterizza Juno è un'elevatissima precisione nella misura dell'energia e nella esatta determinazione della scala di energia, diciamo una buona calibrazione e una buona precisione nella misura dell'energia. Quindi, diciamo, a parte Burexino e Juno, sono lo stesso, appartengono alla stessa categoria di rivelatori, cioè rivelatori a scintillatore liquido, che è lo scintillatore liquido, è una specie di è una sostanza derivata dagli idrocarburi che, quando viene attraversata da particelle cariche, in qualche maniera il passaggio di queste particelle provoca un eccitamento delle molecole seguito da rilascio di piccoli segnali luminosi in un range di frequenze molto preciso. Quindi sono strumenti simili, diciamo, e difatti nella collaborazione Juno ci sono molti ricercatori italiani provenienti da Burexino, quindi che possono sfruttare il know-how, le competenze, l'esperienza che hanno accumulato proprio al Gran Sasso con l'esperimento Burexino. Quindi vedete come è fatto questo esperimento, è un esperimento in qualche maniera gigante, in cui diciamo il cuore è una sfera di 40 metri di diametro. Scusate, volevo. È riempita di scintillatore liquido, intorno c'è una struttura di supporto a cui vengono agganciati un numero stratosferico, decine di migliaia di rivelatori che chiamiamo fotomoltiplicatori, in grado di
cogliere, di catturare e misurare questi piccoli segnali di luce, questi piccoli lampi di luce che vengono generati dal passaggio delle particelle cariche all'interno del liquido. Il tutto è immerso in una grande vasca di acqua molto pura e ci sono degli scintillatori che guardano anche la luce, diciamo, Cherenkov prodotta nell'acqua, insomma. Quello serve più per togliere, diciamo, gli eventi che sono spuri, insomma, che vengono dalle radioattività, giusto? O perché ci sono dei fondi, diciamo, la vita non è facile, non solo perché in qualche maniera... Scusate. Perché diciamo i neutrini sono difficili da misurare proprio perché interagiscono poco con la materia e quindi io devo, diciamo, se ne voglio fermare, intercettare qualcuno, devo fare degli esperimenti molto, diciamo, molto grandi, ma poi devo combattere con altri eventi che noi chiamiamo eventi, che i fisici chiamano eventi di fondo, che hanno diversa natura. Ora, tra l'altro, diciamo, Giuno non è a una, è in parte sottoterra, quindi l'effetto dei raggi cosmici è un po' diminuito, ma ancora persiste. Quindi c'è un fondo intrinseco che nasce dalla radioattività naturale dei materiali con cui l'apparato è costruito, ma c'è un fondo generato anche dai raggi cosmici. Ecco perché quindi mi devo... proteggere. Scusa, questo hai detto 20.000 tonnellate, se non mi ricordo male, di scintillatore liquido. Quanti eventi dovreste vedere al giorno, all'ora? Allora, questa, se mostri questa, se fai vedere questa la trasparenza, vedi che abbiamo da più o meno, ti dà un'idea del numero relativo di eventi di vario tipo, diciamo. Dai reattori ci aspettiamo dai 60 agli 80 eventi al giorno, dal sole anche molto di più, la supernova sarebbe un numero stratosferico, però poi aspettare che scoppi questa supernova. Poi abbiamo invece, non so, i neutrini atmosferici ce ne aspettiamo qualche decina al giorno, e dei geo-antineutrini, quelli che vengono dalla Terra, uno o due al giorno, ma diciamo quelli dal reattore sono 60-80 per giorno, più o meno, ordine di grandezza. Senti, tu hai scritto anche un libro sui neutrini, giusto? Mi ricordo bene? Un libro su neutrini e un libro che si chiama giusto appunto La via della seta. Adesso ci torniamo sulla parte più geopolitica, ma ti volevo chiedere, c'è anche qualche applicazione dei neutrini che si può prospettare nel futuro? Cioè, perché li studiamo? Solo per piacere o secondo te si potrà anche pensare? Diciamo, in maniera provocatoria dovremmo rispondere no, li studiamo, per ora li studiamo solo per piacere, o meglio, per la curiosità di conoscere meglio, diciamo, la natura, noi stessi, di che cosa siamo fatti, come le cose interagiscono. Ricordiamo peraltro che i neutrini hanno un grandissimo vantaggio, che al contrario di tutti gli altri tipi di particelle cariche o anche dei fotoni, che non sono cariche ma comunque a un certo punto interagiscono, questi partono anche all'inizio del nostro universo e arrivano fino a noi praticamente indisturbati, quindi un'immagine fatta con i neutrini, diciamo, è un'immagine che in qualche modo è imperturbata da altri tipi di interazione, quindi è un'immagine che se riuscissimo a farla con i neutrini sarebbe chiarissima, sia di quello che vediamo nelle stelle, sia di quello che è il passato del nostro universo, quindi hanno un'importanza notevolissima anche da un punto di vista proprio di conoscenza, no? Al di là della particella in sé. Poi per di più sono forse quelli che da un punto di vista quantistico sono fra i più misteriosi di tutti, perché sono
quelli che veramente raggiungono i limiti più incredibili di questi fenomeni, come possono essere le oscillazioni, eccetera, eccetera, che sono dei fenomeni squisitamente quantistici che in altre particelle vediamo un po' meno. Li vediamo, ma è già più complicato, no? In qualche modo, almeno non appaiono così evidenti. Ecco, se vuoi vedere appunto questa cosa, diciamo, qua si vede meglio la dimensione della sfera, e l'ho messa per confronto, è più o meno, diciamo, alta quanto la navata di San Pietro, quindi giusto per avere un'idea della... Navata di San Pietro, ma pochissimi eventi al giorno comunque. E appunto, ma questa è la difficoltà di studiare i neutrini. Volevo aggiungere che l'interesse di studiare i neutrini, dice, quali sono le applicazioni, dal punto di vista solo della conoscenza. Fra l'altro, bisogna ricordare che in questo momento i neutrini, che già li paragoniamo a fantasmi perché attraversano grandi spessori di materia senza essere fermati, li chiamiamo camaleonti perché si trasformano dall'uno all'altro, adesso si aggiunge un altro motivo di interesse, che in questo momento, diciamo, e se i risultati sperimentali saranno confermati dagli esperimenti di nuova generazione, i neutrini sono i principali indiziati della scomparsa dell'antimateria dell'universo. Perché si ritiene che nei primissimi istanti della propria infinitesima, diciamo, dopo il Big Bang, in questa teoria che si chiama la leptogenesi, si pensa che esistessero dei neutrini molto molto massivi che non interagenti, quindi sterili, che nei loro decadimenti in altre particelle abbiano avuto una leggera preferenza per la materia rispetto all'antimateria. Perché ci preoccupiamo e vogliamo capire perché è scomparsa l'antimateria? Perché, per quello che sappiamo, all'atto del Big Bang materia ed antimateria erano in pari quantità. Siccome però adesso vediamo che l'universo è fatto solo di materia, ci dobbiamo chiedere chi ha rapito l'antimateria. Ebbene, in questo momento forse l'indiziato principale è proprio il neutrino. Poi, applicazioni del neutrino. Beh, forse la cosa più, diciamo, semplice, più immediata, anche se non bisogna farsi troppe illusioni, è il fatto che i neutrini che provengono dall'interno della Terra, dalla crosta, dal mantello, che sono legati al decadimento degli isotopi radioattivi presenti in nella nostra Terra, ci possono dare indicazione di quei meccanismi di produzione, ma anche di trasporto del calore all'interno negli strati interni della Terra, che poi sono alla base dei movimenti tettonici e quindi di fenomeni come il vulcanismo oppure anche fenomeni sismici. Ora, questo non vuol dire ovviamente che tra un po', usando i neutrini, potremo predire i terremoti, non, assolutamente non voglio dire questo, però se uno capisce meglio i meccanismi, diciamo, che provocano certi fenomeni, forse un giorno, chissà, diciamo, per altre vie riusciremo anche a produrre. Abbiamo citato anche Marco Casolino, che ci ha fatto vedere che anche dallo spazio si stanno cercando precursori dei terremoti nelle particelle elementari, quindi sì, da questo tipo di oggetti in qualche modo. Un'altra applicazione dei neutrini, per esempio, che ancora non è utilizzata, c'è qualche tentativo, ancora è stato fatto qualche test, diciamo, è quello di capire da remoto, mettendo un apparato vicino alle centrali nucleari, per capire che tipo di combustibile si sta usando, esatto, in quella centrale nucleare.
cioè se diciamo è una centrale nucleare usata solo per scopi di produzione di energia oppure invece per arricchimento di isotopi con altri scopi, diciamo purtroppo non troppo positivi. Comunque, come diciamo sempre, non bisogna mai avere paura di dire che le nostre ricerche non hanno un'applicazione immediata, perché sappiamo benissimo che poi è solo questione di tempo. La ricerca di base, la ricerca fondamentale è quella che fa fare i salti più grandi conoscitivi, quindi le applicazioni arriveranno, è solo questione di tempo, magari passeranno 50 anni o 100 anni, come è successo per le onde gravitazionali che Einstein aveva previsto nel 915 e sono state rivelate esattamente 100 anni dopo. Quindi diciamo, è una questione di tempo, però poi le applicazioni sicuramente arriveranno. E come disse qualcheduno, un fisico molto meglio, molto più esperto di noi, qualcheduno ci metterà una tassa sopra prima o poi. Sì, come è accaduto per esempio con l'elettricità, eccetera, eccetera. Quindi, senti, ma torniamo un attimo alla domanda, alla seconda risposta alla domanda iniziale. La Cina e il ruolo anche nella scienza... diciamo in qualche modo del futuro, ecco, perché queste grandi imprese sempre meno, diciamo, fanno parte forse di quello che siamo in grado di costruire noi e sempre più invece stanno facendo parte di quello che certi paesi, diciamo, emergenti sono in grado anche di realizzare e di fare. Sì, difatti, diciamo, l'altro motivo è se si capisce quando dico quanto costa questo apparato, questo esperimento. Il costo di questo esperimento si aggira sui 300 milioni di dollari, che è grosso modo il bilancio dell'NFN, credo, in un anno. Insomma. Dell'istituto per il quale lavoriamo entrambi. Di fisica nucleare. Quindi è chiaro che non sono tanti paesi che si possono... A differenza di molte collaborazioni internazionali, come sarà per esempio Dune, in cui anche gli americani chiederanno molto supporto anche ad altri paesi per il finanziamento dell'esperimento, bene, il 95% del costo di questo apparato è stato è coperto dall'Accademia Cinese delle Scienze. Cioè, noi siamo una collaborazione di 600 persone, gli europei, gli americani, altri paesi asiatici, siamo il 40%, ma mettiamo, diciamo, come partecipazione finanziaria solo circa il 5%. Allora, questa la dice lunga sulla potenza, diciamo, della Cina e di quanto la Cina è disposta a investire in ricerca e, per quello che abbiamo detto prima, ricerca di base, non ricerca applicata. Però, diciamo, questo è un fenomeno che non riguarda solo la Cina, perché dei circa 2.000 miliardi che ogni anno si spendono in ricerca e sviluppo, le ultime statistiche, adesso non recentissime, ma insomma di 2-3 anni fa, ho visto che più del 40% di questi 2.000 miliardi è coperto dai paesi asiatici. L'America del Nord, quindi vuol dire Stati Uniti e Canada, ne coprono il 29-30% e tutta l'Europa intorno al 20-21%. Allora, se pensiamo che, diciamo, l'Europa ha dominato il mondo e ha avuto il monopolio della conoscenza, diciamo, fino alla fine dell'Ottocento e partendo ancora da prima, e questo ci dà l'idea di quanto di due cose: uno, di quanto l'Europa abbia perso rispetto al resto del mondo, ma soprattutto ci dà la misura, diciamo, lo sviluppo della Cina, che noi pensiamo che sia dovuto solo, molti pensano che sia dovuto solo al costo basso della manodopera, oppure al fatto, come si dice, che copiano, cioè sarà avvenuto anche questo, sicuramente è anche vero che il costo della manodopera è stato molto minore, adesso
adesso sta aumentando. Ma il vero, diciamo, motivo del risorgere così della Cina, del fatto che ormai la lotta a livello anche politico si svolga tra Stati Uniti e Cina, non più tra Stati Uniti e la Russia, diciamo, è dovuto al fatto, io questo l'ho potuto seguire in questi miei anni, che loro a partire, sicuramente sono state le riforme economiche dei presidenti da circa una ventina di anni a questa parte, ma soprattutto che hanno investito delle cifre stratosferiche nell'istruzione, nella formazione e nella ricerca scientifica. Cioè, quindi la Cina è diventata una potenza scientifica, in questo momento è la seconda potenza scientifica che tallona gli Stati Uniti, da vicino poi, e non manca molto probabilmente che la superi. Diventi la prima, certo. Quindi, diciamo, d'altra parte i risultati si vedono, cioè nel 5G, adesso giusto per dire una cosa tecnologica, che è il risultato poi dell'attività di ricerca, 5G è più avanti alla Cina rispetto a tutti gli altri. Difatti, adesso noi non vogliamo comprare materiale Huawei, però poi ci troviamo in difficoltà, insomma, in un certo senso. Senti, va bene, ma siamo arrivati ai nostri 45 minuti. Dopo l'aperitivo andiamo alla cena. Esatto, Giuno, da che tipo di aperitivo è? Un gin and tonic, un vino bianco, un rosso classico? Uno molto corposo, direi. Un rosso, un abbondante rosso. 20.000 tonnellate. Così ci lasciamo con un po' diciamo di colore, almeno su queste note un po' dolenti della nostra ricerca in Europa. Grazie Giovanni per questa chiacchierata che mi ha ringrazio te, ringrazio tutti chi ci ha ascoltato, iscrivetevi al canale YouTube così se volete avete informazioni su quello che accadrà. Ringrazio ancora Lucia, un grande saluto a tutti, buona serata. Buonasera a tutti.